Roma è un danno della democrazia diretta. Noi ogni giorno che viviamo a Roma vediamo in diretta quello che ha prodotto la democrazia diretta, cioè un non governo, una città completamente abbandonata a se stessa, dove non funziona nulla, dove c'è un sindaco che è un dipendente di fatto di un'azienda privata che coordina un blog al quale rispondono i deputati grillini e i loro eletti. Quindi questo è abbastanza surreale. Detto Non era questo, l'Eden Roma prima, voglio non dire, era con assolutamente l'Eden, l'influenza di ma centrosinistra. Regina Raggi riesce persino a far rimpiangere Ignazio Marino, che ce ne vuole, veramente ce ne vuole molto, e persino Gianni Alemanno, chiunque, anche Nerone, tutti quanti riesce a far rimpiangere. Detto questo, alla questione Sicilia, la questione Sicilia è molto interessante perché mai come in la Sicilia assomiglia molto a Roma, perché arriva da una gestione disastrosa come la strada quella di Marino, delle persone che l'hanno preceduto, e arriva alla Sicilia questa elezione in un momento in cui la parabola dei grillini è chiaramente discendente, ma in Sicilia potrebbero anche vincere. E io però faccio un po' fatica a dire che la Sicilia sia un modello nazionale, non lo è per il centrodestra, perché forse si presenterà unito, cosa che non farà l'Ero nazionale, non lo è neanche per il centrosinistra, perché Crocetta non rappresenta, diciamo, È l'idea di eterodosso quella cosa, centrosinistra in certo. questo momento c'è, né da una parte né dall'altra, e quindi, diciamo, i grillini potrebbero persino ottenere un successo, ma hanno soltanto da perdere, perché sono i favoriti, strafavoriti, non possono non vincere, quindi qualsiasi risultato diverso dalla vittoria sarà un risultato complicato da giustificare.